tecnica, nel senso che c'è l'assoluta necessità in questo mondo sotto il profilo del commercio, dell'economia che sta correndo a mille all'ora, dobbiamo adeguarci a questi mutamenti, a questi stravolgimenti che ci sono. Quindi anche da parte nostra ci deve essere una maniera nuova di porci nei confronti dei soci e specialmente anche una maniera nuova di porci nei confronti dei giovani imprenditori, che sono assolutamente non soltanto una rarità in questo momento, ma sono delle persone che vanno assolutamente coltivate perché rappresentano il futuro non soltanto di questo paese e di questo territorio, ma anche rappresentano il futuro della nostra associazione. Insieme, di condividere le esperienze, di fare tesoro delle esperienze altrui e di cercare di imparare da chi è riuscito nella sua esperienza imprenditoriale a creare qualcosa di reale, di tangibile. E soprattutto la volontà è quella di dare fiducia, perché negli ultimi tempi il sentiment generalmente è molto pessimista, molto negativo. Invece l'idea di questa sera è di trovare idee, di trovare stimoli, di trovare energie per crescere, puntando sul nostro futuro e quindi sui giovani, su noi giovani. E quindi questa serata ha proprio la voglia di far nascere nel nostro territorio portoguarese, tra i giovani, la necessità di buttarsi nel mondo imprenditoriale e di trovare nuove esperienze per realizzarsi.